Ragazzi, e continua la serata al Balaonda Disco Club di Milano, adesso con Alessandra Guerrero, Alessandra la madrina anche della serata, che speriamo anche parlare con lei, perché lei ha anche tante cose da dirci, tante cose da raccontarci. Alessandra, benvenuta al Piccole Magazine. Grazie mille, buonasera, gentilissime, grazie a te per questa intervista. No, grazie a te anche per, sai, stiamo parlando, sappiamo che hai qualche progetto da realizzare, cosa puoi darci come anticipo? Allora, a marzo vi racconto che faremo un mega progetto, anzi sarà realtà, con un stilista colombiano. Faremo una sfilata di moda con ragazze transessuali, e quindi sarà una cosa molto, molto, molto attuale oramai, credo, no? Saranno 10 transessuali, 10 ragazze transgender che sfileranno forse al Sheraton Majestic, e quindi con un stilista della Colombia che si chiama Martin Alvarez, grande lui, affiancato ovviamente a un italiano, e quindi sarà una cosa molto, molto, molto per bene per la nostra visibilità. Benissimo, sì, infatti è interessantissimo sapere che anche le ragazze transessuali adesso si diventano modelle, modelle famose, che ci sono tantissime già dentro lo spettacolo. Anche tu sei un esempio bellissimo, ragazzi, non c'è nessun dubbio, potete guardare questa stupenda e fantastica figura, Alessandra Guerrero, come dire. Gentilissimo, grazie mille, grazie davvero. A te. Grazie a voi.